In questa registrazione vi presenterò due diagrammi con la formula visiva che evidenzia come il formato di un dipinto e del suo numero di inventario siano una invenzione geniale ma non reale di un metodo millenario accettato da tutte le istituzioni internazionali. Le misure di numeri di inventario possono essere cambiate continuamente dalle persone che conoscono questo sistema, a condizione che al loro interno rimangano sempre le stesse informazioni. Per le misure delle opere d'arte il calcolo va sempre cercato nei millimetri. Ogni opera d'arte ha un formato informativo e non reale. Informativo vuol dire che i ministeri della cultura, quindi le sovrintendenze, gli storici d'arte, le fondazioni, i musei, gli istituti del restauro, hanno deciso di mettere all'interno del formato di ogni opera la data o più date della sua creazione. E queste informazioni si devono trovare nel numero di inventario, nelle date delle mostre e nel numero di pagine che i critici scelgono nelle loro pubblicazioni per le future biografie degli artisti. Vediamo ora come hanno ottenuto le misure del San Gerolamo di Leonardo. Nei libri di Leonardo e nei cataloghi dell'opera esistono più misure della tavola del San Gerolamo. Io ho scelto quella più bella ed armonica nel suo gioco e che corrisponde nella soluzione delle date alle altre misure. San Gerolamo Penitente è un dipinto ad olio su tavola di Leonardo da Vinci. Leonardo è nato nell'anno 1452. Per gli studiosi l'opera è databile al 1480 circa ed è conservata nella Pinacoteca Vaticana. Misura 103 x 75 cm e il suo numero di inventario è il 40.337. Vediamo come trovare l'anno di esecuzione dell'opera. Faccio un timbro e metto l'anno di esecuzione dell'opera che i ministeri hanno scelto o conoscono. Dovrò poi trovare i numeri di Leonardo legati all'età di Cristo morto a 33 anni. Abbiamo detto che Leonardo è nato nell'anno 1452, metto 52. Quando Leonardo ha 29 anni, 52 più 29, 81, il numero 81 è rappresentativo dell'anno di esecuzione dell'opera, il 1481. E ho il numero 33. Adesso che ho i quattro numeri, 52, 29, 81, 33, dovrò trovarli nelle misure dell'opera e capire con questi numeri come si è ottenuto il numero di inventario. La tavola è alta 103 cm. Devo trasformare questo numero in millimetri, quindi ho il numero 1030, che è composto dai numeri di Cristo, l'età di Leonardo e l'anno di esecuzione dell'opera. Quindi ho una volta 33, 26 volte il numero 29 e 3 volte il numero 81. Faccio questa operazione. 1 per 33, 26 per 29, 3 per 81. Queste tre moltiplicazioni sommate mi danno il numero 1030. La base dell'opera è 75 cm, li trasformo in millimetri, quindi ho il numero 750. Questo numero è composto da due volte l'età di Cristo, due volte l'anno di esecuzione dell'opera e 18 volte l'età di Leonardo. Moltiplico 2 per 33, 2 per 81 e 18 per 29. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 750. Adesso quello che ha valore è capire perché si sono moltiplicati questi numeri per quelli sotto, che chiameremo moduli. Vedere che informazioni ci danno. E vediamo che la somma dei moduli sotto ci dà il numero 52, che rappresenta l'anno di nascita di Leonardo. Se tolgo due gruppi di moduli, ottengo il numero 33, l'età di Cristo. Se tolgo ancora due gruppi di moduli, ottengo il numero 29, l'età di Leonardo. Il numero di inventario è stato ottenuto in questo modo. Avendo il numero 29, l'età di Leonardo, viene diviso in due numeri del valore di 9 e 20. Il numero 20 viene moltiplicato per l'età di Cristo e mi dà il numero 660. Il numero 9 viene moltiplicato per 81 e mi dà il numero 729. Queste due moltiplicazioni mi danno nella somma 1389. Questo numero sarà scomposto in tre gruppi di moduli: il primo del valore di 1, il secondo del valore di 1, il terzo sarà di
sarà 1387. Questo numero viene moltiplicato per l'età di Leonardo, 29, e mi dà il numero 40.223, che sommato al numero 81, anno di esecuzione dell'opera, e 33, età di Cristo, mi dà il numero 40.337. Con questo sistema è stata datata tutta l'opera pittorica di Leonardo.